super palle. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Per noi è un luogo simbolo del teatro italiano. Certo. No, io ho letto praticamente che il destino di questo posto pare sia verso una privatizzazione, esatto, addirittura un cambio di destinazione d'uso. Tra l'altro è bellissimo questo teatro. Bellissimo. Sì, ma c'è un'acustica incredibile, perché è un posto magico. Tutto. Però al di là di questo, appunto, noi siamo entrati perché preoccupati dal fatto che quest'anno rimaneva senza programmazione del teatro. Infatti, quello che è successo qui è un'aggregazione di persone spontanea da tutti, cioè società civile, ma anche tecnici, artisti, certo, che venivano sì, qui nelle assemblee a discutere. Poi invece piano piano si è cominciato veramente a delineare delle strade di possibilità, cioè ma allora che cosa servirebbe veramente, no? Questo teatro noi lo vogliamo ridare ai cittadini, a chi è stato in scena qua, a chi ha cavalcato questo teatro. Però va ridato qua, perché ridarlo ai cittadini, poi se non c'è un gruppo di persone che in realtà organizza la vita del teatro, poi lo ridai ai cittadini e i cittadini non sanno che farsene, no? TMP Flash 1 bsnewline.com Teatro Valle, no? Funziona. Gli occhi non sanno vedere quello che il cuore vede, la mente non può sapere quello che il cuore sa, l'orecchio non può sentire quello che il cuore sente, le mani non sanno dare quello che il cuore dà. Allora, proviamo a fare, fammi vedere tutte le cose che puoi avere, proviamo con la 3. Ok, perfetto. Sono temporali in arrivo sulla mia città, porta novità, porta novità. Zoom in, zoom out, e poi tutto a tempo di musica. La mia mente è divisa dentro ad un corpo solo. Vai adesso verso destra e poi semmai da qui con un movimento a schiaffo mi arrivi sul palco. No. E tutto quello che sappiamo non è vero. Si perdono le origini nel buco del tempo, ma tutto si conserva. Spieghiamogli a Giovanotti che cosa abbiamo elaborato qua, cioè che il fatto che questa cosa del bene comune deve appartenere anche a lui. Non si può scegliere un sogno, non si può scegliere. Quando ti arriva, non c'è niente da fare. Il bene comune, detta così, è una parola vuota. Non esiste se non dentro i processi reali delle persone che se lo riprendono. Siamo molto contenti che tu sei qua. Ma questo è fantastico. C'è tutta un'Italia che non si sente rappresentata dalle istituzioni, no? Questo è un momento bellissimo, no? E c'è un bellissimo clima e un'energia intorno a questa cosa qui. La cura è spesso nascosta dentro. Allora, cavi Jack. Say, one, two, say, hey, hey. One, two, hey, ah, ah. One, two, say, check, hey. Sulla mia città, porta novità, porta novità. Quando tu hai fame nessuno può mangiare per te. Quando io ho sete nessuno può bere al posto mio. Tu va bene la sedia, no? No, mi siedo sullo scatolone. Pronto per farsi passare l'amore del futuro. Sta facendo il sound check. Noi proponiamo per questo teatro di fare un centro per la drammaturgia italiana che aiuti anche alla nascita di nuovi drammaturghi, di nuove forme di scrittura teatrale. Poi faccia da collante tra le varie realtà, perché la gente muore là perché nessuno poi li aiuta a far crescere. So bene quanto l'esperienza del teatro sia un dono meraviglioso. Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans. Ma questo caldo verrà qualcuno? No. La radio si accende su un pezzo funky. Beh, intanto buon pomeriggio e grazie per grazie dell'accoglienza e so, di quello che state facendo, grazie, vi ammiro, ho letto delle vostre imprese sui giornali. Prima con i ragazzi ci
ci siamo parlati. Quello che sta succedendo qui, si parla di arte, si parla di poesia, si parla di espressione, si parla di scrittura, si parla di danza, di recitazione, di musica. Tutto questo ha a che fare prima di tutto con quella parola misteriosa che è il talento, no? Esiste un talento per la politica, esiste un talento per l'economia, per la gestione di un posto, no? Ecco, tutte queste cose sono più importanti dell'ideologia, no? Perché non può esistere mai un'idea buona per tutti. Esistono le idee. Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità. Una cosa che mi sembra importante per me è che in un'occupazione del genere esista la possibilità di quello che nell'informatica si chiama un upgrade, no? Di interpretazione della politica della lotta. Perché beh, tutto quello che puzza di protesta già vista in questo paese mi preoccupa, perché odio i film dei quali conosco già la fine, specialmente se la fine è triste, se la fine è accorgersi che abbiamo fatto un'altra cosa che divide. E invece mi sembra che qui si stia facendo una battaglia per l'Italia e che ha anche una portata progettuale. Quello che io sento di poter fare è di in qualche modo far conoscere oggi pomeriggio a un po' più di persone questa cosa. Prendetemi per quello che posso fare oggi per voi, che è semplicemente attirare qui un paio di telecamere, qualche giornalista e un po' di pubblico per, se è possibile, diffondere il lavoro che state facendo coraggiosamente, devo dire, insomma, in una Roma caldissima e estiva. Voi siete qui e ci state dormendo, ci state passando le giornate, quindi complimenti. Bene, oh! Facciamo entrare il pubblico, non so. Ma c'è un po' di pubblico, qualche cosa? Ah, c'è, ok. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao ragazzi! Dall'uno all'infinito, questa è una festa per la quale non serve l'invito. Però hai messo un diamante dentro al mio cuore, che brilla quando l'espongo al sole. Però hai messo un diamante dentro al mio cuore, che brilla quando l'espongo al sole. Oh! C'è un teatro valle in arrivo, senti l'elettricità, senti l'elettricità, senti l'elettricità. C'è un temporale in arrivo nella mia città, ta 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 ta. Amore. Una cosa che non vedevo da tanto tempo, cioè persone che innanzitutto si rendono conto che il teatro è di tutti, il teatro è anche nostro e questo teatro è giusto difenderlo perché è nostro. E dobbiamo liberare tutti gli spazi che ci vogliono levare nella nostra città. Con questa aggregazione di persone che vengono qui veramente proponendo le soluzioni, invece che stare a casa a arrabbiarsi di fronte al televisore, no? Io sono molto d'accordo, sono commosso di essere qui, davvero. Io vi ringrazio tutti per avermi accolto come un fratello anche qua, grazie. Grazie a Teatro Valle, grazie davvero, scappo via perché devo andare in Abruzzo e ci sarà altra musica subito dopo. Sono venuto a dare la mia testimonianza, il mio appoggio insieme ai miei musicisti. Viva il Teatro Valle, viva la cultura in Italia, viva l'allegria, viva la gioia, viva la bella gente, grazie di tutto, vi voglio bene, grazie ragazzi, in bocca al lupo, buona fortuna.